Brutto risveglio per la sanga taldese di mister Matteo Vullo che a Valentino Mazzola subisce il 5-0 da parte del Paternò nel primo turno di Coppa Italia di Serie D. Una pesante sconfitta, pesantissima per la squadra verde amaranto che è incapace di reagire contro un buon Paternò che ha ben giocato dopo la splendida qualificazione della settimana precedente contro il Catania ai calci di rigore. Un Paternò che dai primi minuti ha subito fatto valere la propria legge, segnando con Pappalardo al 24esimo, Cervillera al 38esimo e Tuninetta al 45esimo del primo tempo. Nel secondo tempo, Mister Vullo prova a cambiare la propria sanga taldese, cambiando anche modulo, passando prima al 4-2-3-1 e poi al 4-3-3, prima di dover ripiegare al 4-3-2 dopo l'espulsione a metà tempo di Oppizzi per doppio giallo. Nel finale arriva la doppietta di Fernandez per il 5-0 finale. Nel post partita, tanta soddisfazione da parte di Mister Pagana, che ha sottolineato l'impegno e la dedizione dei propri ragazzi, un Paternò che potrà sorprendere. Dall'altra parte della barricata, Mister Vullo, molto deluso, non ha negato le colpe della propria squadra, parlando di una sanga taldese che non ci ha messo cuore e non ha mostrato il proprio solito spirito battagliero. Quindi adesso tutti a prepararsi per l'inizio del campionato che avverrà il 18 settembre. I ragazzi hanno risposto benissimo, sotto tutti i punti di vista, sia dall'approccio alla gara, sia tatticamente, sia dal punto di vista proprio delle idee di gioco, perché al di là del risultato i ragazzi hanno espresso un bel gioco e questo mi dà, diciamo, fiducia e mi dà anche conforto per poter continuare a lavorare. Sappiamo che siamo solo all'inizio, sappiamo che c'è tanto da lavorare, perché non ci dobbiamo fare illudere dal risultato, dalla prestazione. Questo deve essere solo l'esempio e la prova che se uno prepara bene le partite, se si corre più degli avversari, se si hanno idee chiare su come affrontare le gare, qualche risultato lo possiamo fare anche noi, anche se in tanti non ci credono, però l'importante è che ci crediamo noi. Molto pesante come passivo, ma assolutamente meritatissimo come passivo da parte del Paternò. Poteva anche essere peggiore, perché purtroppo oggi non pervenuti, non riesco a trovare nessun tipo di appiglio positivo da salvare in questa partita. Siamo stati spenti, molto spenti, diciamo con tutto il contrario di quello che è stato l'atteggiamento di domenica scorsa. Noi avevamo detto domenica scorsa che avevamo regalato al pubblico sancataldese quello che si aspettava, al di là del risultato che poteva essere anche una sconfitta domenica scorsa con il Catania, avevamo dato prova di integrità morale, fisica e spirito battagliero, però avevamo detto che non erano quelle le nostre partite, ma le nostre partite sarebbero state altre, come quella col Paternò. E oggi ci siamo fatti trovare impreparati da un punto di vista mentale.